Ecco, se lei si guarda attorno, detto in confidenza, questi fiorentini ci sapevano fare, no? No, e non soltanto ci sapevano fare, ma c'è il sindaco di Firenze che ha passato le ultime 3 ore a farmelo notare in ogni cosa, nel senso che mi ha portato su nella torre che c'è qui sopra spiegandomi che sono 87 metri, mentre quella di Pisa sono 57. Poi mi ha spiegato che qui dietro doveva esserci l'affresco della battaglia di Cascina. Allora, la battaglia di Cascina, per chi non sapesse, è stata uno dei disastri della storia italiana, nel senso che a Cascina nel 1364 i fiorentini hanno distrutto Pisa in una scena che il Michelangelo aveva, che tra l'altro è una scena stranissima, perché la scena è questa: i fiorentini arrivarono a Cascina e, siccome faceva molto caldo perché era il 29 luglio, e si misero a fare il bagno nell'Arno. Adesso fare il bagno nell'Arno è complicato, sì. Comunque si misero a fare il bagno nell'Arno e i pisani li attaccarono. E un tal Marco Donati vide da lontano i pisani che arrivarono e andò ad avvertire i fiorentini che stavano facendo il bagno nell'Arno, che si ricomposero subito con le armature e riuscirono a resistere e distrussero Pisa. Quindi momenti, tempi duri, qui dentro era tutto questo, sì. Ma è come se lei dicesse che questo palazzo è talmente bello che chi abita qui dovrebbe tenerselo stretto, diciamo, che meglio di Palazzo Chigi. Mi ha addirittura fatto firmare il libro d'onore del palazzo e io ce l'ho firmato scrivendo che non ho ancora firmato il libro d'onore di Palazzo Gambacorti, che è la sede del Comune di Pisa, che sta sul lungarno più bello del mondo. Quindi almeno la rivalità di campanile c'è.